Ciao a tutti ed eccomi ritornata con un nuovo video. Allora, scusatemi un attimo l'assenza, ma registrare questo video è stato decisamente impegnativo e ovviamente l'ho fatto in diversi giorni, quindi scusatemi. Allora ragazzi, ho deciso di portarvi sul canale la mia organizzazione armadi, dei miei due armadi che ho in casa, la mia cabina armadio. Devo dire che è stato un processo molto lungo, a tratti devo dire anche un po' noioso e decisamente stancante. Allora partiamo dal vano che si trova praticamente dietro la TV. Come potete vedere, questo qui è il mio armadio. Molto spesso mi viene chiesta la marca, questa è la marca San Giacomo, che ovviamente io ho fatto fare da un rivenditore specializzato, insomma. Questo, e quindi abbiamo due ante che sono le ante scorrevoli e un'anta centrale che ora vedrete un pochino come andrò a sistemare. Allora, come vedete c'era un po' un casino, quindi sono andata a sistemare per bene, e noi lì dietro teniamo principalmente le divise da lavoro e tutta questione pigiami. Dopodiché ragazze, cosa vado a fare? Vado a sistemare un pochino le varie lenzuola che praticamente io le tengo al di sotto della TV, come potete vedere in quei due cassetti. Mi trovo molto molto bene ad averli lì. So che moltissime persone mettono ad esempio le varie lenzuola coperte ad esempio nel letto contenitore, però io sinceramente lo trovo veramente molto scomodo. Quindi ho deciso appunto che quella è sicuramente la soluzione che per me è decisamente migliore in assoluto. Ora, per quanto riguarda il prodottino che mi vedete utilizzare, è il Quick Polish, credo si chiami, di Stay Home, il classico mangiapolvere con la sua pezzetta. Devo dire che lo utilizzo poco perché io principalmente ho una casa piena di specchi e quindi insomma mi serve ben poco. Vado ad organizzare per bene appunto i miei due cassetti delle lenzuola e questo appunto è il risultato. Vado a prendere questo prodottino qui che comprai forse lo scorso anno da Ikea. In realtà è di una misura che per me non va bene, come vedete in questo io andrò a posizionarla proprio lì. Non potrò sfruttare tutti i quadrotti, diciamo, ma solamente tre, però devo dire che è talmente tanto grande che sono riuscita veramente ad organizzare al meglio quel ripiano. Sono andata a mettere praticamente la mia trapuntina, un'altra copertina che di solito appunto utilizzo in questo periodo, e poi sono andata a sistemare ad esempio noi abbiamo ben 4 accappatoi e sono andata praticamente a mettere lì, diciamo, quelli di scorta. Dopodiché vado a posizionare insomma altre lenzuola, ad esempio queste qui colorate che utilizzo diciamo un po' di meno, e quindi le vado a posizionare nel secondo vano, e poi vado invece ad utilizzare il terzo vano per altre federe, perché dovete sapere che io sono piena zeppa di federe. E poi lì in quella scatolina avevo messo in realtà tutte le cose per quanto riguarda Natale, in realtà poi le andrò a spostare in seguito. Allora, andiamo ragazze nella mia porzione di armadio. Questa è una piccola porzione. Vi risparmio la porzione di Mario, ma in realtà vi farò vedere più avanti un close up. Cosa vado a fare ragazze? Vado a dividere un po' tutto quanto. Nella porzione superiore sono andata a inserire un po' le tute lunghe, le tute un po' più elegantine con un pochino di cappotti. Per quanto riguarda la questione cappotti ho fatto veramente tantissimo tantissimo decluttering ragazze, e sono arrivata alla conclusione che è molto meglio spendere qualche soldino in più ma comunque investire, piuttosto che acquistare magari 2-3 cappotti magari anche a poco prezzo e poi fanno veramente una fine pessima. Quindi il prossimo inverno andrò decisamente ad investire su 1/2 cappotti. Vado appunto a sistemare le mie amatissime giacche, ne scarto alcune, e poi in quest'altra porzione sono andata a togliere tutti i pantaloni barra jeans che io avevo appesi. Ho deciso di raccoglierli e metterli praticamente al di sotto, quindi esattamente nei due cassetti giù, e invece l'altra porzione l'ho lasciata esclusivamente per le camicie. Quindi questo è quello che ho fatto nella mia porzione.
Spostiamoci adesso nella mia cabina armadio, ovviamente marchio IKEA ragazze, è uno spazio non troppo grande ma decisamente molto utile, lo spazio non è veramente mai abbastanza. Allora, al di sopra di essa noi teniamo tre scatole che Mario portò appunto da casa sua quando ci siamo sposati, dove all'interno vado a mettere una dedicata completamente alla questione calcio di Mario, un'altra esclusivamente per il materiale da sci. Quindi insomma anche in quel caso queste scatole sono veramente molto molto comode. In questa cassettiera, che è la Cullen qualcosa del genere di IKEA, quella a 39,90, quindi quella a tre cassetti, ci sono esclusivamente robe mie. Nel primo cassetto vado essenzialmente a posizionare tutte quelle maglie, principalmente The Zenith, che utilizzo per lavoro, maglie semplici, insomma robe del genere, alcuni pantaloni. Nel secondo cassetto principalmente tute, abbigliamento da casa. Idem per quanto riguarda il terzo cassetto. Dopodiché appunto nella porzione invece subito di lato, come vedete in questo cestino aperto, in realtà tengo alcune cose di Mario appunto che utilizza un po' più spesso per allenarsi, alcune magliette che utilizzo anche io solo per allenarmi, insieme anche a ad esempio i miei reggiseni sportivi. Tengo solitamente tutto in questo primo cestino perché è molto più a portata di mano. È veramente molto capiente ragazzi, è veramente molto molto comoda questa cabina armadio. E poi ho un ripiano completamente dedicato alle mie borse, un altro ripiano dedicato diciamo un po' alle magliettine a mezza manica che utilizzo in questo periodo, e poi ho una porzione tutta quanta dedicato ad appendere i capi, dove ho molti dei miei vestiti, dei miei stili. E poi c'è un'altra porzione che però viene tra virgolette un po' oscurata dai vestiti appesi, dove invece c'è il portapantaloni, dove appunto vado ad inserire alcuni dei pantaloni che utilizzo diciamo molto più spesso anche in questo periodo. Passiamo adesso ad organizzare il letto contenitore. Allora ragazze, ne ho sentito veramente di ogni sul letto contenitore. Io devo dire che mi trovo comunque molto bene, abbastanza bene. Questione polvere. Ragazze, allora vi spiego. Noi siamo in attesa di poter fare una casetta in legno in giardino, dove andrò a mettere le cose che state vedendo adesso in questo momento, quindi ad esempio le varie sedie aggiuntive che utilizziamo quando abbiamo ospiti, oppure ad esempio i ripiani per la console allungabile, insomma tutte quelle cose che ovviamente, anche se un attimino si impolverano, io comunque ogni volta che vado a prenderle vado ovviamente a ripulirle. Come potete vedere, sì, c'era della polvere, ma non chissà quanto, e non lo pulivo, devo dire, da, se non sbaglio, lo scorso settembre forse. Comunque vado ragazzi semplicemente a togliere la polvere e a passare dell'alcol con del disinfettante. Non ho utilizzato nessun tipo di detergente, nient'altro, e vado semplicemente poi a riposizionare tutto quanto. Ho completamente riposizionato il tutto perché sono andata ad inserire ad esempio la tavola da snowboard di Mario, insomma un pochino di cose. Ovviamente nel momento in cui avrò la possibilità di utilizzare la casetta in giardino, ovviamente qua sotto conto di andare a mettere sicuramente altre cose, penso principalmente di armadio. Considerate che ho comprato alcuni contenitori che vedrete in qualche clip successiva su Amazon apposta per il letto contenitore, però ho dovuto appunto non l'ho utilizzato in questo momento, ma l'ho utilizzato nell'armadio. Quindi questa è la sistemazione, la stufetta, insomma, e vado semplicemente a ripulire appunto tutto quanto. Adesso passiamo invece al secondo armadio. Questo è il secondo armadio della terza stanza.
Nulla ragazza, sono andata veramente a pulire anche i muri. Questa è una semplicissima scarpiera di Ikea e ogni volta quando Mario prende un pochino le scarpe sporca magari il muro. Non vi preoccupate, io ho utilizzato semplicissimamente uno sgrassatore a base di candeggina ed ecco là. Qui ci sono molte delle cose di Mario, in questo ripiano insomma ci sono un pochino di cose della palestra, della piscina, i costumi. E poi andiamo in quest'altro vano dove in questo momento vedrete la mia, insomma un po' i miei attrezzi da lavoro che ho messo qui in attesa di poter ritornare in studio. E poi questo qui è il contenitore di cui vi parlavo. Ragazzi, è veramente super comodo, ci sono tantissime cose, vi lascio casomai giù il link di Amazon. E poi abbiamo il nostro vano, appunto, scarpiera, che sono andata a disinfettare, a ripulire. Ho fatto, ragazzi, un decluttering che veramente non potete immaginare. E nulla, io spero che questo video, come sempre, vi sia stato utile e vi mando un grosso bacio. Ciao!